Ragazzi, benvenuti al live. Oggi non sono solo, ma c'è con me qua Ovidiu, Ciao. che è della Romania, ma parla italiano. Che lingua parli? Ciao. Italiano, francese, inglese, rumeno. Russo? No. Sardo? No, non ancora. Neanche. Ti segniamo. Avellavellum, si dice, piano piano. Allora, oggi siamo qua in aula, ci vedete tutti qua, che stiamo facendo una. Ti ha mandato una mail, prova a Sì, aprire il libro, cerco. così iniziamo con quel video. Iniziamo quelle parti di lezioni dove abbiamo degli ospiti internazionali speciali che si occupano del futuro, non solo dell'odontoiatria, ma del digitale in campo medico. Okay, in campo medico significa che le tecnologie non vengono usate solamente per studiare dove mettere gli impianti dentali, ma vengono usate anche per fare, che ne so, altri tipi di chirurgie. Okay, che sia colonna vertebrale, oppure chirurgia vascolare, macro, microvascolare, oppure che sia chirurgia di trapianti, per esempio, le stesse tecnologie stanno aiutando un pochino tutto in questo settore e tutto il mondo. È Sì. Io una vera, si può parlare di rivoluzione? direi sì, una rivoluzione digitale, industriale, Industriale. anche se ci limitiamo al settore medicale, praticamente abbiamo dei vantaggi fantastici. Per esempio, se abbiamo dei casi complessi dove qualcuno dovrebbe operare un problema vascolare, prima direi il dottore non aveva la possibilità di avere in mano un tale prodotto e praticamente doveva tagliare sul paziente vivo. Sotto anestesia per vedere, per verificare esattamente la situazione. Flashback, lui chi è? Si occupa praticamente lui è un tecnico, un perito industriale, potremmo dire, specializzato nei macchinari 3D, che 3D, di stampa macchinari 3D. 3D. Lui gira, dimmi un paese dove sei stato di recente. Moldavia, Romania, Ungheria, Germania, Di Italia, recente. direi. Continenti? Quest'anno Europa, direi. Quest'anno si è Sì, focalizzato sull'Europa. fino a questo punto. Ok. Sei stato in Italia, mi hai detto, Sì, che facevi in in Italia? Italia abbiamo un partner in Veneto che si chiama Sisma, una Sisma. compagnia che sta facendo sistemi laser. È una delle E più grandi a livello mondiale sì, nella stampa, una tipologia di stampa dei metalli, per esempio. particolare. Metallurgia fa anche, per esempio, l'oro, stampano gioielli, Esatto. stampano dentale. Stampano vari attrezzi industriali. Attrezzi industriali. Parliamo di attrezzi industriali, quindi significa di macchinari che servono Certo. a far produrre i produttori, non il Esatto. dettaglio. Stiamo parlando praticamente di accessori o componenti che danno una mano a produrre in un modo migliore, più veloce o meno costoso, ma non parliamo a questo punto del prodotto finale. Se non parliamo di applicazioni medicali, dentali o aeronautiche. Ciao, siamo ritornati. Nel dettaglio tu che facevi? Che fai? Installazione anche? Praticamente Riparazione? io sono uno dei Sono se ci sono 2.000 persone qua che ascoltano. titolari di una compagnia romena che si chiama Technologies. E infatti la mia posizione ufficiale è Development Manager, infatti, Sviluppo, fai sì, ricerca. esatto, dovrei trovare quelle tecnologie, quelle soluzioni che potrebbero dare un vantaggio strutturale ai nostri clienti nei confronti del loro competitor. Ok, stiamo già parlando Sì? difficile. Ok. Allora, Soldoni, io che mi fai? occupo di vendita, training, anche Assistenza. appoggio tecnico per i nostri clienti. Startup, fai iniziare le imprese Esatto. tecnologiche. Da Da zero, sì. zero proprio. Lui fa i settaggi di tutte le linee di produzione. Conosce i macchinari, li installa, crea i trainer e i trainer che poi stanno un periodo con le aziende finché camminano da sole. Esatto. Ok. Le nostre macchine non sono macchine semplici. Molto complesse sono, Dal posso dire. punto che possiamo una macchina, abbiamo dei giorni, dipende dalla macchina, 2 o 3 giorni fino a una settimana e poi rientriamo dopo 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, dipende dalla Parliamo di macchina. un settore, aggiungo che in sviluppo veramente veloce. Tipo 3 anni Sì, fa certe cose non c'erano, erano erano così. completamente diverse. Quindi non c'è neanche l'università che riesce a stare dietro a queste E cose. poi, solo per dare un esempio, mi serve la mano. La mano, dov'è finita la Esatto. mano? Chi ha Perfetto, mozzato la mano? Sparita una grazie. No, mano? alziamo la mano. Alziamo. Questo tipo di prodotto, infatti, si può fare con una sola macchina a mondo a questo punto. Per una compagnia americana che si chiama Stratasys, che è infatti la più grande compagnia nel settore di 3D printing,
che... Non solo dentale biomedico, no, parliamo addirittura industriale. Parti di automobili, di aerei praticamente, abbiamo dei pezzi stampati che si montano direttamente negli aerei. Mm-hmm. E a livello di complessità, a livello di quanto vero sembra un pezzo a livello di aspetto, questa tecnologia è unica, e che stampa con sei materiali distinti al stesso tempo. Sette, esatto, però sette materiali di distinti. Modellazione. Esatto. E la cosa interessante è che i materiali possono essere, vedete, anche flessibili. Esatto, possiamo fare rigido, flessibile, trasparente, opaco, vari colori, e parliamo di full color. Significa, se vogliamo mettere la foto di qualcuno su un pezzo, la possiamo fare. Possiamo replicare anche una faccia di una persona, esatto, che magari ha perso mezza faccia e si incastra con degli impianti magari e ridiamo una vita sociale a quelle persone. Lì ne abbiamo un po' di strada da fare ancora. C'è ancora, però da livello tecnico a questo punto sì, potremmo stampare qualcosa molto simile a una faccia di una persona che forse da una distanza di 2-3 metri uno non è capace di distinguere, però non avrà la funzionalità, non avrà la durabilità. Però l'iPhone lo sblocca. Sì, l'iPhone è stato sbloccato con un pezzo stampato su una macchina. Pezzo stampato. La Stratasys è leader in questo settore, sì, a livello mondiale. Forse c'è la 3D System, l'altra casa che sta affannando. Io direi più o meno la seconda, però a questo livello di realismo e mix dei materiali siamo unici. Esatto. Dall'altro lato, capita bene, per fare questo serve tecnologia, ma ci sono in questa rivoluzione industriale che sta avvenendo tutta una nuova di mestieri, una serie di mestieri che scompaiono e che nascono. Okay. Tra questi mestieri che nascono, se parliamo di industria, quindi non di biotecnologia, ma di tecnologia industriale, di tecnologia degli oggetti, chiamiamo così, abbiamo per esempio i designer industriali che producono ogni singolo pezzo, oppure la sedia che sia al tavolo, vengono tutti progettati e poi mandati in stampa in serie. Ci sono invece altri pezzi che non sono in serie, non possono essere stampati in serie perché sono individuali. Quando parliamo di corpo umano, ogni terapia, ogni pezzo che poi andiamo a montare in bocca, parliamo di prodotti che sono individuali. Quindi quello che succede è la nascita di una serie di professioni, che ne so, dall'assemblaggio di macchinari, la vendita di macchinari, la costruzione per esempio di centri di produzione dei pezzi, ma in cloud, sulla nuvola, sta nascendo una professione che è quella dei designer in campo biomedico di parti di corpo umano. Le stampanti possono stampare cose che già esistono, quindi che ne so, faccio una radiografia, una scansione del corpo umano, una radiografia, la posso stampare, oppure posso riprodurre un pezzo che già esiste, ricavato dalla, per esempio, dalla ecografia. Posso anche stampare ecografie, non solamente radiografie. Posso stampare un pezzo e fare magari l'intervento prima ancora di eseguirlo, oppure stampare la mandibola e andare a fare gli interventi sulla mandibola prima ancora di operare sul paziente. L'esercitazione, oppure posso addirittura confezionare degli impianti dentali che non sono più le classiche viti in titanio industriali che vengono fuori da un filetto di titanio, okay, che viene fresato a ruota di collo, ma ci sono degli impianti che sono personalizzati, che prendono esattamente la forma in titanio di quella che è la parte ossea dove si deve attaccare o i denti o l'arto o la mano o la gamba bionica. E lì parliamo di bionica, dove posso installare anche all'interno di questi materiali dei sensori di pressione, posso installare dei sensori che quando mastico, e noi stiamo a lavoro in questo settore, ci danno l'input, il feedback sulle nostre fibre nervose di quanto forte sto stringendo. Okay? Lì parliamo di bocca bionica. Sono pochissimi i designer a livello mondiale che stanno sviluppando questa collaborazione. Iniziamo con questo video. Sì, audio no. Abbiamo? Qua. Vabbè. Si vede a monitor, sì? Sì, si vede solo che non si sente, vediamo, proviamo a mettere. Yes. Luce. Thank you.
Si stanno raggruppando, ok, a livello mondiale si stanno raggruppando i migliori designer in ambito biomedico per la produzione di quelli che sono i design delle parti mediche. Ci abbiamo dall'India, ci abbiamo dalla Russia, ci abbiamo dall'America, da Sud America, ci abbiamo designer che producono denti, designer che producono orecchie, nasi, che producono facce, che producono mandibole, che producono arti. Quello che rimane in questo quello che nasce in questo settore, intanto il macro dei designer in ambito medico, poi ci sono quelli specializzati in dentale, quelli specializzati per esempio in cardiochirurgia, quelli specializzati nello scheletro, quindi ortopedico, settore ortopedico, sono tutti, vi dicevo, dei designer che lavorano su pezzi individuali. Qua parliamo di macchinari, sì. Ok? Qua stiamo parlando di designer e sono due cose complementari. Forse dare una breve introduzione a questa tecnologia. Noi parliamo di macchine, sì, che hanno un controllo numerico, che infatti abbiano bisogno di una geometria che devono realizzare. Allora, per avere quella geometria, qualcuno deve prendere le informazioni, lavorare su quelle informazioni e tirare fuori un risultato. Per esempio, un paziente può scanalizzare 3D per ottenere un'informazione che il designer può modellare poi per tirare fuori, per esempio, un lavoro mi dentale. Manca un braccio, che faccio? Una copia di questo braccio e faccio il mirror, lo specchio. È un po' tanto, per, sì, però sì, semplificando tanto la discussione, possibile fare questa cosa. Già noi nel dentale lo facciamo, sì. Quando abbiamo, per esempio, noi abbiamo delle librerie salvate negli hard disk, esatto, di denti di persone reali. Sono delle librerie di dentature naturali che erano di un'altra persona e li possiamo montare e stampare su uno di voi. Ok, quindi abbiamo i denti quadrati, quelli rotondi, quelli si potevano inventare, però perché inventarli quando basta scannerizzare dei denti naturali? Sono perfetti. Non hai bisogno di inventarti nulla, è già lì. Abbiamo sviluppato delle librerie di denti naturali che girano su questo gruppo di designer. Ogni giorno stanno venendo catalogati un sacco di librerie, scannerizzate un sacco di librerie, stanno venendo messe nei gruppi e si può andare a scannerizzare o parti di altre persone oppure parti di se stessi e quindi andare a replicare alcune parti di corpo. È una rivoluzione. E poi l'utente va praticamente in linea, si sceglie l'informazione che gli serve, come per esempio il pay per view. Vai su tuo TV, prendi un file che ti interessa e lo apri. Da questa parte vai, cerchi delle geometrie che ti sono utili, geometrie che vuoi stampare, scegli una geometria, la porti sul tuo computer, la verifichi se è corretta, se non ha dei problemi, se non ha degli errori, se è adatta al tuo progetto, e poi la puoi produrre in maniera digitale stampando la 3D. Puoi stampare anche Barbara D'Urso. Volendo, forse se mi date un secondo vi trovo qualcosa interessante. Capite? Si aprono degli scenari incredibili, nel senso, voi pensate alla rivoluzione di tanti settori industriali che sta portando la stampa. La stampa, per esempio, chi va in guerra, Stati Uniti, mandano l'esercito, calano anche una stampante per i metalli che, se si inceppa l'arma, sostituiscono il pezzo stampandolo, non lo fanno arrivare dall'America. Solo un'informazione, okay. Per esempio, questa è una cosa che è stata mostrata al Week di New York. Parliamo di un attore, di un cantante, si chiama Jared Leto, e infatti a destra è il cantante, a sinistra è la sua testa stampata 3D. Che viene scannerizzata, esatto, e poi stampata con delle macchine. Le macchine ora sono piccoline, ma stanno facendo passi da, direi, da gigante. Abbiamo anche macchine da un metro cubo, e sono anche macchine più grandi, però... Però pensate quanto tra 3 anni sarà facile magari trovare in casa di ognuno di noi una stampante, e alla fine uno che fa? Si compra i file e se li stampa. Quindi nascono cosa? Gli store online dei file. Le persone acquisteranno file, se li producono là, ti serve che ne so, set di pentole, ti stampi la pentola. Possibile. Ti serve riprodurre la chiave, meglio avere il chip, che la chiave, te la copia la chiave. Ma già esistono, per esempio, non so, fornitori italiani di sistemi stampati di metallo, stanno collaborando con delle aziende che fanno delle chiavi uniche. Infatti ogni chiave ha una geometria unica che viene stampata 3D. E infatti a riprodurla sarà una difficoltà abbastanza grande per la complessità della geometria, per dei canali che hanno dentro, e praticamente in questo modo si proteggono i clienti un po' di più, perché quasi nessuno senza una stampante di metallo può copiare quella chiave. Oggi una chiave normale la porti in un magazzino, qualcuno te la rifà in 3 minuti. Una chiave come questa, stampata 3D, no, non ce la fa.
così ti portano più sicurezza e più tranquillità. Quale altra curiosità ci puoi raccontare? Che tu ne vedi tante. Sei mai stato in una clinica? Tu giri anche clinica, hai visto cliniche in giro per l'Europa? Sì, come no. Abbiamo anche dei altri partner con cui stiamo lavorando per l'estante 3D. Oggi uno dei nostri partner che si chiama Lego, voi utilizzate i loro materiali, sono capaci di stampare dei denti finali. Cosa significa praticamente? Se uno manca un dente, arriva da un dentista che gli fa tutto il lavoro di preparazione, però il pezzo finale, quello che resta in bocca, è stampato 3D. Parliamo di un materiale plastico, che è infatti un composite con ceramica, noi lo stampiamo in praticamente in un'ora, dal momento che iniziamo, il dente è pronto, resta montato in bocca, e così può rimanere lì in maniera permanente. 15 anni fa chi lo faceva il dente? Oh. Anche oggi, tanti si fanno chiaramente per dei tecnici dentali, ma lì il processo era più lungo. Arrivi dal dentista, prende l'impronta, la manda al tecnico dentale, che produce un modello dentale. Esatto, poi comincia a costruire a mano, cera. E lì ti prendi dei giorni. Fonde la cera e fa colare il metallo, esatto. Quindi lavora di metallurgia. Poi deve mettere la polvere di ceramica, la mette a fondere, sì. Quella la toglie, fa freddare, la colora, la prova in bocca, non torna. Rinizia da capo, esatto. Riprendi l'impronta, è storta l'impronta, per cui non perché è scarso il tecnico. Noi invece, in quel caso, apri file, modifica il file, fai un'altra stampa. Cioè parliamo da settimane, passare da settimane a ore. Ore? Minuti anche, 40 minuti? Dipende dalla geometria del pezzo, ma più o meno 40 minuti, un'ora, un'ora e mezzo, dipendendo dalla altezza, dalla complessità del pezzo, la stampante va a realizzare questo pezzo. Non dormire, eh? Ti sto vedendo che è l'ora della pennichella. Ok, macchinari, parliamo di Sisma per esempio, quante Sisma ci sono installate in giro? Non saprei dirlo in maniera definita. Sono quelle che abbiamo in laboratorio, quei pezzoni sì, grandi sì, quelle, di metallo. Quelle macchine che stampano il metallo in titanio, in cromo cobalto. Sì. Costo? Dipende dalla macchina, partiamo da 200.000, arriviamo facilmente a 300.000 per l'ambito dentale, per l'ambito industriale 600-700.000 euro, dipende dalla dimensione. Dalla complessità, da quello che il cliente vuole costo tra 5 anni? No, non si sa mai. 30.000? No, non penso. Scenderanno? Non penso, infatti io sono uno di quelli che dicono che la tecnologia sì, diventerà più accessibile, però non a questo ordine di magnitudine. Andrà 10-15% in giù, però porteremo più performance, più opzioni su questa macchina. Cioè per gli stessi soldi che paghi oggi, riceverai una macchina due volte più rapida, o che è capace di lavorare con altri materiali che oggi non possiamo fare. E questa è la mia prospettiva per i prossimi 5-10 anni. Mm-hmm. Quali mestieri consiglieresti di fare a tuo figlio? A mio figlio? Di essere praticamente capace di modellare in 3D. Infatti più o meno un designer 3D, qualcuno che si intende... Quanto guadagna un designer 3D? Difficile da dire. Dipende quanto è bravo, dipende per chi lavora. Dipende da quanto è bravo. Io se bravo lavori per la Ferrari o per la Formula 1, la Mellare potresti guadagnare tanto. C'è inflazione in questo ambito? Ah, di... no, si trovano? No, infatti. Hanno formato. È alla rovescia. Oggi non trovi tante persone qualificate, capaci a fare questo tipo di lavoro, quanto ne sarebbero bisogno. Ed è un mercato che sta crescendo non così, ma così. Per questa scarsità di risorse, comincia ad entrare in questo ambito l'intelligenza artificiale. Bravo, esatto, volevo arrivare lì. L'intelligenza artificiale, avete visto infatti là che ci sarà una guerra, che già sta nascendo, le grosse case di produzione, capite, tutto ciò che è digitale può essere creato, un algoritmo che crea da solo le forme. Esiste già, praticamente parliamo di cosa si nomina come design generativo, dove praticamente un designer non fa più lavoro, come si lavora in maniera tradizionale. Un designer deve creare un pezzo, chiamiamo questo pezzo. Questo pezzo infatti si fa in un software CAD, computer aided design, lì c'è una persona che infatti prende delle forme primarie, prende delle linee, dei piani, dei cerchi, delle sfere, le chiamiamo forme primarie, poi va a combinarle, a tagliare, esatto, le fonde per ottenere questa geometria. In questa maniera...
anche per i denti. Esatto, abbiamo delle librerie di denti, creiamo poi dall'impronta una barra primaria, poi quella si fonde con la libreria di denti e si personalizza. Ma in dentale siete fortunati, ma se parliamo di automotive o parliamo di aerospaziale, la libreria non esiste, uno parte da zero. Devo dire che il design del dentale, secondo me, è il più avanzato. Esatto, a questo punto a livello di software è più ottimizzato. Ma perché è quello forse che è iniziato prima a sviluppare con Serec negli anni 70. Possibile? Non lo so, infatti. Anni 90, scusami, è iniziato il Serec in America. Okay. No, ma da questo punto di vista il design generativo arriva da un altro lato, se possiamo chiamarlo così. Infatti il designer dà i dati limite, cioè questo pezzo deve andare da sinistra a destra per questa distanza, deve avere questi tipi di agganci per essere capace di essere assemblato insieme ad altri pezzi, e dopo il software comincia a fare delle iterazioni e a tirare fuori delle proposte. Ti propongo questa geometria, questa geometria, questa geometria. E alla fine, secondo l'utilizzo di questo pezzo, il designer può scegliere uno o l'altro. Perché ogni tanto sembra resistenza meccanica, altra volta sembra serve qualcosa più artistico, un'altra volta qualcosa più organico. Secondo le necessità, il designer può scegliere. Però non è più il designer che fa tutti questi lavori a mano, ma l'intelligenza artificiale che gli sta accanto sta generando delle proposte. Ok, dove rimarranno i designer, quindi i medici, secondo te? In quale settore rimangono? Io direi infatti che per me l'ultimo campo, parliamo di anni e anni, che rimarrà attivo sarà il design. Abbiamo le forme organiche, medicali, biomedicali, non dentali, ma delle cose che sono particolari a una persona. Arti, esatto. Arti, ma anche chirurgia vascolare, rigenerare, che ne so, questi tessuti e poi impiantarli. Esatto. Stampare, si sta venendo anche stampato? Sì, si lavora a questo punto anche nell'ambito di stampa bio 3D. Tessuti che stanno venendo stampati? Anche tessuti, pelle artificiale, anche organi, però non siamo al punto dove queste cose sono finali o funzionanti. Cioè siamo al punto dove qualcuno può replicare l'aspetto, la resistenza della pelle umana, però quella non è una pelle umana, è un pezzo di polimero che sta replicando questo pezzo. Poi si devono raggiungere altri livelli per avere dei nervi, dei muscoli, altre non cose. Prima di 10 anni. Non lo sapevi. Prima, non lo so, dipende, perché se tutto sta crescendo molto rapidamente. Ma chiaramente arrivare a un punto dove saremo capaci di stampare degli organi che potrebbero essere impiantati, direi un sogno. Oh, parli bene l'italiano. Grazie. Un applauso, veramente. Ma l'hai studiato? No, ho lavorato per un'azienda italiana, poi con tanta televisione, quando ero piccolo. Okay. Per quello che penso che la televisione fa solo del male. Meno male. E invece, nell'ambito quindi dei designer, quindi a livello mondiale, rimarrà un manipolo di cani sciolti che fanno le cose migliori. Io direi quelli che sono molto bravi rimangono sempre. Ora non riescono a mettersi in nessuno. Questi. Quelli lì saranno capaci a fare le cose che gli altri non possono fare, o l'intelligenza artificiale non è arrivata ancora al punto di dare un risultato valido. Però per un ambito di 5-10 per me è una direzione molto, molto sicura per svilupparsi. Esatto. Noi stiamo facendo degli esperimenti, stiamo costruendo il primo gruppo a livello mondiale di designer top 5% del dentale, però sì. E questi sono sparsi, vi dicevo, un po' per tutto il mondo, e con loro che facciamo? Facciamo la digitalizzazione del paziente qua, lo scannerizziamo qua, mandiamo in cloud le impronte, loro dalle altre parti del mondo ci mandano indietro il progetto, i denti finiti, noi qua modifichiamo, stampiamo e montiamo in bocca. Esatto. Qual è il vantaggio di tutto questo? Praticamente che abbiamo accesso a delle risorse non locali, per esempio se un fornitore locale che strampiano di lavoro non ti può fare qualcosa in maniera rapida, lo mandi qualcuno per esempio in India o negli Stati Uniti, in Messico, lo mandi in maniera istantanea. Anche perché penso minuti, che vorrebbero vivere a Chisinau, loro preferiscono lavorare dalla spiaggia, da Miami, solo il progetto e te lo mandano. Esatto. Puoi avere il modo tradizionale di lavorare, visitare delle aziende, essere lì fisicamente presente per discutere su un progetto, pian pianino sparirà dal mio punto di vista, perché avevano dei tool dove puoi fare un sharing online, anche in realtà virtuale. Poi non sai cosa è un sharing online.
Cosa vuol dire? Una condivisione vuol dire con una persona che non è lì. Per esempio, io faccio vedere un filmato su mio computer, però lo potrei vedere dall'Italia, un altro lo potrei vedere dall'India, dagli Stati Uniti. E possono collaborare. Esatto, anche modificare un pezzo live, cioè quando lo guardiamo 3 o 4, uno dice qui vorrei farlo così, lo modifica, l'altro lo già vede live, cioè... O uno sviluppa per esempio gli impianti in titanio, l'altro sviluppa il denti sopra, uno è specializzato nello scheletro, uno è specializzato nella riproduzione dei tessuti molli. Cioè, la collaborazione è molto più fluida, molto più rapida, non serve più avere dei pezzi che mandiamo 3-4-5 giorni Stati Uniti, qualcuno li verifica, se questo non mi piace, fai questa modifica, 3-4-5 giorni per arrivare di nuovo da noi. Tutto molto più rapido, molto più fluido, e infatti... E aggiungerei che sta già succedendo. No, questo già sta succedendo in tanti settori. Qua di fianco, andate 3D Smart Dent, noi stiamo già facendo queste collaborazioni. Esatto. Se andate a vedere, poi questo filmato che vi ho fatto vedere, praticamente è il gruppo Facebook Exocad Top 5%, creato da noi, che ha messo insieme tutti i migliori designer a livello mondiale. Tra poco, tra qualche mese, inizia il contest, dove tutti i pazienti che noi sviluppiamo qua avranno visto a livello mondiale quello che è la potenzialità della telemedicina. E quello aprirà la mente a tutti quelli che sono del dentale nel settore di quello che può essere la miglioria dei piani di trattamento che si può ottenere. Un altro vantaggio strutturale di queste tecnologie dell'integrazione via internet è il fatto che tante volte per fare assistenza qualcuno deve portare il suo prodotto da qualcuno. Arrivare. O qualcuno deve arrivare fisicamente in casa o in locazione per fare qualcosa. Oggi con i tool di remote assistance ci possiamo collegare a una macchina, a un prodotto, al suo TV, se vogliamo. Io mi posso collegare, se ho i dettagli specifici, da qui al suo TV in Italia. E lì possiamo cambiare dei software, possiamo aggiornarli, fare delle modifiche se il prodotto non va. Infatti vi faccio vedere la camera, vedete che lui l'ha chiusa, ok? Sì. Perché sennò qualcuno si può mettere alla tua camera e entrarti dentro casa. Sì, lì parliamo di sicurezza digitale dopo, e ognuno che sta utilizzando il computer dovrebbe avere minime conoscenze come proteggersi i dati. Ci metto lo scotch. Però c'è questa che ne ha due di telecamera. Esatto. Una dietro, una avanti. Poi io direi da un altro punto... dato che stiamo utilizzando questi telefonini, mettiamo le nostre impronte qui dentro. Ho preso. Già le date sono disponibili in cloud. Chi ha preso l'aereo per venire qua? Tutti. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto una fotografia in aeroporto? Col passaporto elettronico. Quello serve ad aggiornare la dati, perché loro quando facevano le carte d'identità, quelle venivano rinnovate ogni 5 anni. Perché? Che senso ha che scade una carta d'identità? Per rifare la fotografia, banca dati. Ora invece con i dati biometrici che vengono aggiornati o con Big Data, con le di impronte digitali o soprattutto i nuovi iPhone 10 che hanno il riconoscitore facciale 3D, oppure per chi non c'ha l'iPhone negli aeroporti, che prima o poi tutti passano. Allora lì c'è la telecamerina che passa e ti riscannerizza e aggiorna la banca dati. Non è una la fotocamera, se ci fate caso sono più fotocamere, vi fanno una scansione 3D del viso. Sì, siete stati scannerizzati in 3D in quel momento. Certo. Le telecamere, già Facebook riesce con una sola fotocamera, una fotografia, associare con i tag ai visi delle persone. Okay? Quindi in automatico l'intelligenza artificiale riconosce, basta anche solo una telecamera non ad alta risoluzione, che con un 98% riesce a connettere quella fotografia con i dati della persona. Okay. Bene. Sì. Bene, io ti ringrazio per essere venuto. Ehi, aspetta, no, non lo parlo. Finirei. Oggi stavamo vedendo invece macchine per fare cosa? Oggi per fare dei clear aligner. Clear, che so? Facci vedere. Sono dammi un secondo, dovrei avere lì qualche pezzo. Questo è interessantissimo perché ci permette di allineare i denti senza essere presenti. E sono praticamente delle mascherine che raddrizzano la dentatura. Questa è per esempio una stampata di due materiali. In realtà quei materiali non sono mai stati assemblati. Andiamo avanti, togliamo l'audio, casomai andiamo avanti. Questa è Stratasys. Esatto.
la compagnia più grande al mondo del 3D printing. E infatti qui vedrete come una tecnologia digitale può fare dare una mano alla produzione dentale. Queste sono le macchine di tipo industriale che stampano, esatto. Vedete i denti, e su quella è la dentatura. Esatto, e su queste cose vengono poi termoformate dei materiali particolari biocompatibili. Come un guanto trasparente e rigido, esatto. Che sta sui denti. Poi dal modellino io tolgo quel guanto trasparente e lo posso mettere sui denti del paziente. Eccolo lì. Questo guanto qua trasparente e rigido, che chiamiamo mascherina, quella trasparente, ok, non guardate i modellini gialli, solo quel pezzo trasparente, in realtà è un pochino diverso dai denti. Quando io lo metto sui denti, quello va da qualche parte a tirare, come un elastico. Quello che ottengo è che sposto i denti. Quindi io, come la pellicola di un film, posso creare tanti modellini, ogni modellino è un po' diverso dall'altro, no? C'ho tanti fotogrammi. Ogni fotogramma stampo un guanto di questi trasparenti, ogni 2 settimane cambio il guanto, questa sequenza di cambio delle mascherine sposta i denti. In tutto questo il dentista è scomparso. C'è appunto dei famosi ferretti. Bravo. Il dentista scompare qua, rimangono chi? I designer, che i denti storti hanno i denti perfetti, l'algoritmo calcola gli spostamenti per arrivare alla dentatura perfetta e le mascherine trasferiscono in fisico quello che è lo spostamento virtuale. Ok, più la porto la mascherina, più veloce si allineano. Io queste cose le facevo 8 anni fa, okay, quando lavoravo, vivevo a Roma, ce ne ho fatti tantissimi di questi. Quindi stiamo parlando di una tecnologia che è iniziata 20 anni fa, e per quello il dentale è molto più avanti, perché attorno al dentale giravano tanti soldi. Là dove ci sono i soldi ci sono molti investimenti in sviluppo e ricerca. Ed è uno dei settori di massa, l'odontoiatria, dove c'è stato tantissimo sviluppo e ricerca in ambito virtuale e digitale. Questa qui è telemedicina, perché l'impronta la faceva a Roma. Caricavo fotografie, le impronte le spedivo in America. In America scannerizzavano e mandavano ai designer che si trovavano mandava ad Amsterdam. Amsterdam scannerizzava e mandava i file in Costa Rica e Messico. Lì c'erano squadre di, voi immaginate, 3.000 persone col computer che da mattina a sera spostano denti. Inviavano poi alla Costa Rica, il centro produzione, tutti i modellini che venivano passati da digitale a fisico, quindi facevano questi modellini fisici. E che macchine usano? Stratasys. Ok, Stratasys. E su questi facevano i modellini, le trasparenti, che poi spedivano in America. Insomma, in 2 settimane mi arrivavano le mascherine che io mettevo in bocca al paziente. Anzi, davo al paziente e lo rivedevo dopo 6 mesi, un anno. Con i denti dritti. Ok. La differenza è che questa roba, Invisalign me la faccia pagare sui 1.900 euro. Invece io ho fatto il calcolo, il costo di produzione so 100 euro di tutta questo piano di trattamento. Abbiamo di materia prima praticamente. Può essere abbassato di 20 volte il costo di questa roba, di 20 volte. Significa che un trattamento ortodontico può essere fatto a 300 euro. Un trattamento ortodontico che prima veniva fatto a, quante in Italia, 1.800 euro o 150 euro al mese più o meno, quelli sui costi in Italia.